Khloe Kardashian, non ho la pancia e arriva lo scatto hot. Khloe Kardashian ha 33 anni e sa cosa vuole da se stessa e dalla vita, nei suoi scatti non appare solo statuaria, sexy e giunonica, ma è anche un'icona di stile e di sensualità pronta a sconfiggere il tempo. Come ha più volte dichiarato, Khloe non poserà mai per scatti di cui forse, un giorno, potrebbe pentirsi. Khloe Kardashian nasconde un pancino sospetto? Difficile dire quello che passa per la testa della designer di Go Old American, il denim studiato apposta per le donne più morbide, mentre si fa una foto e la pubblica sui suoi social. Sarà incinta o è tutta una manovra pubblicitaria? Mentre ci caschiamo con tutte le scarpe, Khloe e Kylie la tirano per le lunghe e ci tengono sulla loro graticola mediatica tutta speciale. Pur avendo già rilasciato interviste dall'arrivo delle rumor, Khloe non si è ancora sbilanciata sulla questione. Vuoi perché è falso, vuoi perché è marketing o vuoi per scaramanzia, non riusciamo a farci un'idea di quale sia la verità. Ma il fascino di una storia sta anche nella ricerca dei dettagli. Nel suo ultimo scatto per la sua linea di abbigliamento, Khloe è stata accusata dai fan indagatori di avere una pancina sospetta e immediatamente ha replicato che no, niente affatto, si tratta solo di un piccolo effetto ottico dovuto al vestito. Abbiamo intenzione di crederle? Mentre vi lasciamo con il beneficio del dubbio, cerchiamo di riportare alle mente le parole di questa donna straordinaria, che ha portato un po' di consigli d'amore preziosi per tutti coloro che si stanno imbarcando in una relazione a distanza con una persona speciale. Khloe Kardashian sulle relazioni a distanza. Nel corso di uno dei suoi post sul blog personale Khloe Vitak, la bella Kardashian ha dispensato un po' di buoni consigli per chi sta vivendo le difficoltà di una relazione a distanza. Nel testo, Khloe menziona tutte le piccole, grandi difficoltà e la solitudine provata nello stare insieme ad un professionista del basket che viaggia tanto. Nessuno dice che frequentarsi a distanza sia facile, sono così felice di convivere con Tristan, adesso. Tutte quelle miglia di distanza possono, a volte, avere aspetti particolarmente frustranti. Le cose possono complicarsi, e spesso ci si sente soli. Non preoccupatevi però, è tutto normale. Dopo aver evidenziato i problemi, però, arrivano anche gli aspetti positivi, trovarsi coinvolti in una relazione a distanza significa anche imparare ad apprezzare la compagnia di qualcuno su un livello tutto differente dall'attrazione fisica. La distanza rende speciali i piccoli momenti in cui ci si può tenere per mano, mangiare allo stesso tavolo e sentire il tocco dell'altro. È così dolce il profumo dell'aria quando ci si rivede dopo tanto tempo. E poi arriva il consiglio hot per non perdere neanche un istante della propria storia, le allusioni sexy sono ottime per aumentare le aspettative e rendere più dolce l'attesa. Lasciate intendete che avete intenzioni di provare qualcosa di nuovo a letto, la prossima volta che vi vedrete. Sarà fantastico aspettare insieme. Guardate un programma televisivo insieme su Facetime, o organizzate l'armadio insieme. Sarà come essere vicino.